dati da casi spazi, con carossi generali, o attori che vediamo con i professionali, quindi che sono migliorati all'estero, quindi con diverse tematiche. E la cosa che ci è rimasta chiara invece da subito è stato quello che avremmo accompagnato sempre il cronico, quindi un malato cronico, con tutte le esigenze del malato cronico, il paura, lo smarrimento della famiglia, in tutti gli ambiti della vita, quindi penso anche alle problematiche legate alla pregnanza, per esempio, noi stiamo facendo ora degli studi su quello che viene diretta nei pazienti con pregnanza cellulare. Quindi c'era molto chiaro la complessità clinica, e non solo, la complessità sociale, la complessità emotiva di queste persone, che spesso si presentavano a noi anche un po' prevenute, impaurite, perché venivano assolute dal mare dalla prima seconda casa da tantissimo tempo, e trovavano un equipe che non conoscevano quelle dinamiche e necessariamente diverse. A questo punto abbiamo voluto, insieme a professor Menti, a Laura e anche le dietiste, cercare di trovare un PDA interaziendale che potesse conciliare queste due realtà molto diverse,